Ciao a tutti, oggi faremo una maschera insieme. Di solito io quando noto che la mia pelle inizia ad avere un aspetto non molto gradevole, decido di fare una maschera. Oggi proveremo insieme questa maschera qui. È della Dermolab, è una maschera purificante e opacizzante. Allora, per prima cosa io ho già lavato il viso, andrò ad applicare la maschera. Lasciamo scoperto il contorno occhi. Ora che abbiamo applicato la maschera sul viso, aspettiamo 10 minuti, la lasciamo in posa. Questa è una maschera purificante e opacizzante. È in grado di assorbire l'eccesso di sebo e purificare i pori. Al suo interno contiene acido ialuronico, quindi va ad idratare il viso. E inoltre contiene l'argilla verde, che è in grado di purificare ed esfoliare la pelle del viso. E la pelle dopo questa maschera dovrebbe apparire più uniforme e vitale. Finalmente, dopo 10 lunghi minuti, possiamo toglierci la maschera. Essenzialmente qui consigliano di risciacquare con acqua tiepida la maschera. Ora io non ho il lavandino a portata di mano, quindi userò un metodo un po' rudimentale. Userò il mio bellissimo asciugamano. Questo qui è il risultato finale. Ovviamente non è che dopo la prima volta che mettete la maschera la vostra pelle risulterà sin da subito cambiata. Questa qui si consiglia di farla una volta a settimana. Quindi se iniziate a farla una volta a settimana, probabilmente iniziate anche a vedere dei cambiamenti sulla vostra pelle. Prima di iniziare a studiare potete applicarvi la maschera, studiare per 10 minuti, dopodiché ve la togliete e poi vi continuate a studiare. Insomma, comunque il tempo per fare una maschera si può sempre trovare. Dopo averla provata per almeno un mese, fatemi sapere se vedete dei cambiamenti sul vostro viso. Ok, quindi vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!